Ciao! Dicevo, mi chiamo Matteo Flora e sono un po' un maniaco di self-improvement. Sono stato per tantissimi anni la mia cavia, sperimentando sulla mia pelle tutta una serie di metodologie e di procedure. Attualmente ho trovato un vago e parziale equilibrio in quello che vado a fare. Cerco di passarvi alcune di queste tecniche che ho imparato e di metodologie che a volte sono anche stupide, ma la cosa difficile ogni tanto è partire, per vedere se possono funzionare anche per voi. Nei sistemi di miglioramento personale, nei sistemi che hanno una base spirituale, come vedremo, o nei sistemi di personal belief, ognuno deve trovare il suo, quindi your mileage may vary. Non prendete nulla per assodato di quello che dico io, ma provate tutte le varie parti. Quindi, come dicevo poc'anzi, questa è la tipica scrivania di un informatico. Cose impilate, decine di migliaia di cose impilate, roba, cibo mischiato a Coca-Cola e o elementi più o meno calorici, hardware non utilizzato da anni, foglietti sparsi ovunque, nessuno è entrato in questo antro da 2 o 3 anni con l'intenzione di mettere a posto alcunché, ma aggiungendo a quello che è il caos. È pur vero che bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante, ma questo è un aborto. Ora, come dicevo, questo è come viene percepito l'informatico normale. Quindi bolso, brutto, grasso, anche un po' sfigato, con gli occhialoni, con tutta una serie di sue parafilie personali, e questo non è un male, ma anche tutta una serie di suoi pesanti problemi psicologici, sociali. In realtà non è vero, abbiamo gente agli antipodi opposti, abbiamo gli sbirri hacker, abbiamo gente come Ashi, no, forse Ashi non è il massimo da tenere come esempio virtuoso, abbiamo gente devota a yoga, tipo vodka e tipo altri, abbiamo altri che sono vegetariani o vegani, spesso anche nell'ambiente di autistici inventati, quindi siamo eterogenei, ma la percezione è questa. Quindi la percezione di base è che l'hacker è grasso, disordinato, incazzoso, depresso e procrastinatore. Ora, nel 90% dei casi la percezione generale ha ragione, ma ho deciso tanti anni fa di non rimanere dietro a questi cliché e ho provato tutta una serie di cose. Ne sono derivate tutta una serie di consigli e trucchi più o meno utili. Il primo, diciamo che per chiunque voglia provare a cambiare, la prima cosa più difficile è il decluttering, lo chiamano gli americani. La mamma vostra lo chiamava il rimetti a posto la stanza. È buffo, ma funziona. Perché decluttering? Il decluttering è obbligatorio per partire in un self-improvement. Queste sono le comunicazioni sociali di servizio che passeranno, ce ne sono una decina in mezzo a tutta la presentazione. Questa è bella perché dice che l'unico modo che abbiamo per migliorarci è praticamente osare. L'unico modo di tirare quello che è il nostro livello di confidence è andare un pochettino più in là e mano a mano provare, anche per quanto riguarda ciascuna delle tecniche che proviamo. C'è una grande verità: non siamo multitasking, punto. Non siamo veramente multitasking, cioè, attenzione, possiamo fare qualcosa mentre pensiamo ad altro, spesso pensiamo male e facciamo quello che facciamo peggio, cioè possiamo esercitare una azione fisica mentre invece stiamo pensando a qualcos'altro, ma non possiamo pensare a due cose in parallelo. Non solo non siamo multitasking, ma switchiamo da un processo all'altro in maniera veramente poco effective. L'essere umano è un animale monotasking, c'è poco da fare, non è un problema, basta un buon scheduling per gestire tutto quello che andiamo a fare. Quindi, dicevo, andare a eseguire un task alla volta è tremendamente difficile. Perché? Perché normalmente siamo dei pessimi prioritizzatori, quindi non sappiamo la priorità corretta. Non importa, quella mano a mano viene. Spesso, tra l'altro, quando pensiamo di aver trovato la priorità corretta, in genere non è quella corretta. Non è importante in questo momento, ma è capire quali sono i task più importanti o meno, dipende per ciascuno di voi. È importante capire che dobbiamo farne uno alla volta. Per un essere umano è incredibilmente difficile
fare focusing, cioè fermarsi su un'unica cosa. È un task impressionantemente difficile per la vostra mente, che è abituata, la vostra, la mia per prima, che è abituata a vagare da un concetto ad un altro, da un pensiero ad un altro, è abituata a stancarsi molto in fretta, soprattutto dei task molto noiosi. Il motivo per cui una delle droghe che vengono più utilizzate per migliorare le capacità cognitive è l'Adderil, che è un, in realtà è un medicinale che tratta il disturbo della concentrazione nei bambini, è perché? Perché fisicamente impone il focusing su un unico task alla volta. Viene dato ai bambini che a cui diagnosticano quella che adesso è una malattia e si chiama TDAHE, sindrome da deficienza dell'attenzione, che quando eravamo piccoli noi per le nostre mamme era, beh sì, il bambino è un po' vivace. Ora viene trattato clinicamente con una droga che fa focusing dei pensieri. L'ho anche provata, funziona, ma in realtà non è un qualcosa che può essere utilizzato giorno per giorno, sempre e comunque. Quindi ho tentato, mano a mano, nel mio percorso di miglioramento personale, che è tutt'altro che finito, per la carità del cielo. Cioè, è molto schopenhaueriana questa presentazione. Fate quello che dico, non fate quello che faccio. Diciamo che io ci sto provando. Ora, un singolo task alla volta è complesso. Il primo modo per fare un task alla volta è eliminare tutto quello che ci distrae intorno a noi. Eliminare quello che ci distrae significa principalmente ordinare dove siamo. Ci sono tanti detti dove si lavora meglio nel pulito, si lavora meglio nell'ordine, che in realtà hanno un fondo di verità. Nell'ordine si lavora meglio, non perché si lavori meglio fisicamente, magari è più comodo il disordine perché ho tutto sotto mano pronto, ma perché ci consente di fare focusing solo su quello che stiamo facendo. Ora, riordinare e sistemare in questo caso non lo dovete fare perché è bello, perché la mamma ve lo ha detto quando eravate piccoli o perché la compagna vi manda fuori a calci dalla casa se non lo fate. Serve semplicemente per un unico motivo: per essere più pronti a fare una cosa alla volta, e funziona. Il problema è come riordinare. Chi di voi ha riordinato in un raptus di pulizia omicida il proprio studio, casa, ufficio almeno una volta? A quanti, no, fermi su con le mani, a quanti di questi l'ordine è durato più di 10 giorni? Perché? Perché l'obiettivo non è fare ordine, l'obiettivo è mantenere le cose ordinate. E mantenere le cose ordinate è un habit, è un qualcosa che deve essere creato. Quindi non ha senso prendere a un certo punto e avere raptus maniaco, follia, omicida di riordinare una stanza, perché l'unica cosa che ottenete è che rimane ordinata più o meno fino alla prima cosa che lasciate in giro. Serve creare un'abitudine. Come si crea un'abitudine? È molto semplice. Vivete nel casino. Mano a mano sistemate qualcosa. Non lasciate passare nemmeno un giorno in cui qualcosa non è andato a posto o non lo avete riordinato. Ancora di più, non lasciate passare una volta in cui avete una scrivania, un tavolo della cucina, un divano in salotto, un mobile d'ingresso in cui non sistemate qualcosa. Non significa che ogni superficie che vedete la dovete riordinare. Significa semplicemente che se ci sono 100 cose e arrivate una volta, quando ve ne andate devono essercene 99, la seconda volta 98, 97 e così via. Fate durare il processo di sistemazione almeno 3 settimane. Perché 3 settimane? Un trucco da programmazione neurolinguistica: 21 giorni è il tempo che impiega il vostro cervello, 21, 22, 25, comunque un tempo compreso tra i 21 e i 28 giorni, è il tempo che impiega il vostro cervello a creare connessioni sinattiche stabili, quindi a creare un'abitudine. Ci mettete 21 giorni a smettere di fumare, ci mettete 21 giorni a non avere fastidio quando passate da una dieta latto vegetariana a una vegana o da una dieta carnivora a una latto vegetariana. Ci mettete 21 giorni prima che non vi disturbi andare in palestra e che diventi un habit normale. Ci mettete 21 giorni anche a imparare a sistemare le cose. Quindi dalle 3 alle 4 settimane è lo sforzo che dovete avere nel continuare a fare la stessa cosa, facendo in modo che il vostro cervello si abitui a farla. Attenzione, non significa ammazzarvi ogni singolo giorno per fare qualcosa. Dividiamo le due cose. Da un lato c'è creare l'abitudine, da un altro c'è migliorare in quello che fate.
Quindi, se è andare in palestra quello che vi interessa, ci sono 21 giorni in cui dovete andare in palestra, dovete fare almeno qualche esercizio, dovete ritornare, farvi la doccia e preparare l'abitudine. Dopo i 21 giorni potete iniziare a fare escalation, mano a mano, potete fare power leveling delle vostre abilità nel fare palestra. Non ha senso farlo prima, perché già è una fatica per il vostro cervello abituarvi a fare la stessa cosa sempre e comunque. Se poi aggiungete la fatica fisica del fatto di arrivare distrutti nel fare un task, ovviamente la vostra percezione è quella del sarà troppo difficile, mi ci vuole un sacco di tempo, non sono capace, non ho l'energia per fare tutto questo, non ce la farò mai. Dividete le due cose, 21 giorni per abituarvi, il resto della vita per diventare dei professionals in quello che fate. Sistemato dove vivete, sistemato quello che fate, i grossi problemi sono i to-do e la mail. Il procrastinatore cronico normalmente si chiama informatico. Quindi ci sono task che sono nel vostro to-do, credo, da anni, ma che non sapete, anzi, non guardate nemmeno il vostro to-do, perché ogni volta che guardate il to-do vi ricordate di tutto quello che dovete fare. Ciò è male. Ogni to-do, ogni cosa che voi dovete fare e ogni cosa che non vi scrivete, non vi appuntate, impiega una massa mentale, ok? Sporca la vostra memoria e avete una memoria limitata. Perché sporca la vostra memoria? Perché c'è un task che continua a dire continuamente occhio che non devo dimenticarmi di fare quello, occhio che non devo dimenticarmi di fare quello. Finché è un task solo non è un grosso problema. Quando i task in background assorbono il 90% della memoria che avete a disposizione iniziano i problemi. Uno, perché vi dimenticate le cose. Il vostro cervello ha un sistema di garbage collection che va da Dio. Non c'è bisogno che voi vi dimentichiate qualcosa, ci pensa lui benissimo a pulire la vostra memoria. Ma soprattutto vi dà problemi, vi dà ansia, e il fatto di dimenticarsi qualcosa o avere tante cose da fare non segnate vi dà ansia, quindi niente di più facile. Se volete liberare la mente, scrivete quello che avete da fare. Le cose più banali. C'è stato un periodo in cui io non bevevo abbastanza, e anche questo in cui sono in dieta ferrea. Io mi scrivevo di bere almeno mezzo litro d'acqua 6 volte al giorno. Ho detto che ho sete, non che sono sporco, no? La famosa... Se serve scrivetelo, togliete dalla massa mentale. La massa mentale può fare altro. Non avete bisogno di ricordarvi di farlo. Avete solo bisogno di averlo scritto tutto da qualche parte. Il primo passo nella vostra via sulla liberazione è la inbox zero. Ci sono stato, posso dirvi che esiste. Dura anche l'inbox zero. Fai tanta di quella fatica ad arrivarci a inbox zero che ti assicuro che da lì non ti chiodi più. La inbox zero perché? Perché ancora una volta è... inbox zero. Nessuna mail da leggere, nessuna mail in inbox. Punto. Vuota. Una... Esatto. Efficiente come... Che non è redirect in dev null. Funziona anche quello. Ho un carissimo amico che è stato per tutta la sua vita un procrastinatore fino a che non ha avuto una gentle introduction alle inbox zero. Gli è schiantato l'hard disk della macchina su cui teneva tutta la posta. Ha detto, ma ho pianto per le prime 48 ore, dopodiché ho visto che però funzionavo molto meglio. Funziona così. No. Anche qui, come partire in una inbox zero? Non è difficile. Il primo passo, decidete una data. Nel mio caso sono arrivato ad inbox zero a inizio agosto e ho deciso che il primo di aprile era la data da cui io avrei iniziato a mettere a posto la mia mail. Ora, se in gennaio, febbraio, marzo qualcuno di voi si aspetta ancora che risponda alla mail, rimandatemela, perché io non gli risponderò mai, perché dal primo marzo, aprile, dal fine marzo, a prima di quel momento tutto è andato in archivio, punto. Decidete una data, dopodiché passate ogni singola mail, da quel momento in poi. Ci sono solo 3 cose che potete fare.
Se è una domanda implicita o esplicita, rispondete ed archiviate, punto. Sarà l'altra persona a continuare la comunicazione, potete dimenticarvene. Quindi se un collega vi chiede qualcosa, voi rispondete e lasciate e archiviate. Non importa più. Se ha bisogno di qualcos'altro, ve lo richiederà. Ricordatevi che una buona comunicazione insegna Scientology, ogni tanto sfortunatamente Scientology ha anche qualcosa di buono, il motivo per cui attrae così tanta gente, è che una comunicazione deve avere un inizio, una fine e un acknowledgement. Quindi, mi passi quella cosa lì, eccotela, grazie. Ciao, hai visto quella cosa? Sì, l'ho vista, perfetto. Sempre un ok. Cioè, non fate in modo che la vostra controparte sappia sempre che ha ricevuto un ok da quello che voi gli mandate. Quindi, mandate una mail di richiesta, vi mandano una mail di richiesta, a me come capo della mia azienda, mando da fare una cosa, ciao, mi controlleresti per cortesia questa cosa, eccetera, guarda, l'ho controllata, è questo, grazie, punto. Perché? Perché l'altra persona deve sapere che tu hai letto, perché sennò rimane un suo task mentale del chiederti, hai visto quella mail che ti ho mandato? Quanti di voi non hanno mai avuto qualcuno che gli ha chiesto, hai visto la mail che ti ho mandato, anzi, quanti di voi hanno avuto qualcuno che ha chiesto, hai visto la mail che ti ho mandato l'altro giorno perché non avevano risposto? Meno, complimenti. Quanti di voi l'hanno ignorato anche quando ha fatto la domanda? Ah, ecco! Perfetto, quindi rispondete e archiviate, punto. Se è qualcosa che vi servirà in futuro, taggate ed archiviate, che significa anche spostatela in una cartella se volete, e archiviate. Ora la parte più difficile per noi che siamo iscritti a 9600 mailing list. Se non richiede una vostra risposta e se non pensate di riutilizzarla da qui a un tot di anni, cancellatela, punto. Qua parte qualcuno che inizia a dire no, ma perché c'era quella mail su sicurezza.org che, e ce l'ho lì perché in realtà magari mi potrebbe servire. Se ti serve la tagghi e la tagghi nel contesto giusto, quindi questo ti serve per lavoro, questo ti serve perché lo devi guardare, ma poi parleremo di contesti, questo ti serve perché devi fare altre cose. Se non è lì, se non sapete come taggarla, cancellatela, prima o poi la ritroverete. Ora, mi dispiace veramente tanto dire questa cosa, cioè mi sento veramente, in questo Gmail funziona tremendamente bene. Perché? Perché Gmail, non so se lo sapete, ha le keyboard shortcuts. Quindi, con le keyboard shortcuts riuscite a fare un efficiente indexing senza toccare nulla se non il tasto delete. Se avete una tastiera americana lo fate con cancelletto. Sulla tastiera italiana non funziona il delete. Con Y archivio la mail, quindi leggo la mia mail, non mi interessa l'archivio. Con R e con F faccio reply e forward, quindi parto nella mia mail, vedo la mail, R, ok, grazie mille, invio, Y, archivia. G va alla inbox, GS va allo starred. Se proprio non ce la fate a tenere la lista delle cose da fare, mettete una stellina su quella su cui dovete lavorare. Cioè, cosa vuol dire mettete una riga su quella su cui dovete lavorare? Se un qualcosa, lo vedremo dopo, se un qualcosa richiede più di 5 minuti e non avete tempo, fate stare, mettetelo nel to-do. Se richiede meno di 5 minuti, il tempo che ci mettete a metterlo dentro una lista per andarlo a riprendere e poi a recuperarlo non vale la pena. Quindi se è meno di 5 minuti, fate il task, punto e basta. Se c'è da fare quella telefonata adesso, no, perché no, fatela. Se è meno di 5 minuti, fatelo e toglietevelo dalle palle. Ciò è male, lo fai, punto e basta, non decidi se farla o no. Dove sei indecisa agisci. L'altra cosa che forse non sapete è che Gmail ha un ottimo sistema di task management interno, con le liste, con le priorità, con tutto quello che volete. Di default è disabilitato, come lo abilitate con T maiuscola. Shift T sulla mail che andate a vedere, ve la mette nei task con il subject della mail e con il LinkedIn dicendo vai a questa mail. Mi dispiace, è un casino dirlo perché Gmail non mi piace, ma funziona tremendamente bene. Ora, io ho parlato delle mail. Il telefono funziona.
con le persone interne vale mettere, se puoi mettere un messaggio in segreteria, se puoi mettere la segreteria interna, ecco, ok, potessi metterla, il messaggio è: mi dispiace, in questo momento non sono presente, rispondo alle telefonate dalle alle, se no mandatemi una mail e riceverete sicuramente una risposta più veloce. Questo è il normale. Per quanto riguarda le mail, le telefonate, ti posso dire, non so come funziona, ti posso dire come funziona a me. A me la cosa normale è: mandami una mail perché non posso prendere appunti in questo momento. Alla decima volta in cui a una persona dici mandami una mail perché non posso segnarmelo adesso, impara. Pavlov funziona sugli esseri umani. Il cliente chiama perché non rispondi? Il cliente chiama il capo che ti tartassa. La cosa più normale è: dove non sei capace di gestire la cosa, parla con le persone. Parlare è brutto, un informatico non lo fa mai, se il tuo capo non è in chat probabilmente non lo saluti nemmeno la mattina. Ma parlare ogni tanto serve. Vai da lui e gli dici: ho un problema. Quei problemi non sono problemi tuoi, sono problemi del management. Se tu non funzioni per un problema che non puoi in nessun modo arginare, non è un problema tuo, è un problema del management. Il management viene pagato per risolvere questi problemi. Vai da lui e gli dici: io ho questo problema, non ce la faccio, ho visto che se non lo faccio la mia produttività raddoppia, posso fare una cosa di questo tipo? Nessuno ti dirà di no, nessun manager ti dirà di no, nessuno. Al massimo ti dirà: sì, però ascolta, abbiamo questo e questo cliente a cui devi rispondere perché sono importanti. E in questo caso, in genere, quando cerchi un percorso a metà, diciamo che gli esseri umani sono natural bargainer, cioè piace tantissimo agli esseri umani, ti do un qualcosa per fare qualcos'altro. In genere l'appunto in mezzo si riesce sempre a trovare. Dimmi. Sì. 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 Assolutamente sì, ma se tu lavori di eccezioni devi comunque ritagliare. Ti dico come abbiamo fatto noi in azienda. Ancora una volta, le mie soluzioni non sono le migliori soluzioni, sono quelle che ho trovato. Se ne trovate le migliori, in fondo c'è la mia mail, me lo scrivete per cortesia. È così. È che semplicemente, siccome ci sono degli shift di presenza e di comunque assistenza, dedicarti almeno tot tempo a non fare quello. Noi abbiamo uno shifting di due persone che gestiscono l'assistenza, perché per 2 ore al giorno, almeno per 2 ore al giorno, una delle persone non deve ricevere delle telefonate, altrimenti diventa matta, punto e basta. L'altra cosa è il filing con i ticket, se puoi farlo. Se è mission critical è ovvio che non puoi rispondere così, ma se non è mission critical, normalmente le persone sono abbastanza tranquille se tu gli dai entro quando finirai un task. Un altro trucco: i clienti non vogliono sempre tutto fatto in quel momento, vogliono solo sapere quando una cosa verrà risolta. Quindi se tu rispondi e gli dici ci vogliono 24 ore e loro sono sicuri che 23 ore, 58 minuti e 48 secondi dopo possono controllare e vedere che tutto è a posto, nessuno farà mai storie. Vado avanti che sennò corro. Questo è importantissimo. Vi dico questa cosa per dirvi una delle mie più grosse failure nel cammino del miglioramento personale, che è stata sulla vita sentimentale mia. Si impara solo in due modi: a calci in culo e a facciate. Io ho preso abbastanza facciate e questa è una. Brian Dyson era l'ex amministratore delegato di Coca-Cola. Fece un bellissimo talk che durò massimo mezz'ora, se non mi ricordo male, massimo 30 secondi, se non mi ricordo male, su come organizzare la propria vita, e disse: ricordatevi che la vita è divisa tra lavoro, famiglia, salute, amici e spiritualità, spirito, quello che tu sei. Il lavoro, vedete ciascuna di queste come una pallina, e voi come giocolieri. Quindi è ovvio che la vostra vita è continuare a giocolare tra tutte queste parti, tra il lavoro, la famiglia, la salute, gli amici, lo spirito, la famiglia, il lavoro, la salute e gli amici. C'è un piccolo problema: uno di questi, il lavoro, è una palla di gomma. Quindi non importa quante volte cade, continuerà a rimbalzare e più o meno a ritornarvi in mano. Non importa quanto la denigrate e tutto, comunque sia, potete lanciarla, farla cadere ovunque e in qualche modo riuscirete comunque a riprenderla in mano. Le altre quattro sono fatte di cristallo.
non potete farle cadere senza che si scheggino, si rompano o si distruggano in qualunque altro modo. Non riuscite a recuperare le altre come riuscite a recuperare il lavoro. Ed è una cosa che secondo me, io per primo, ma ciascuno di voi dovrebbe tenere molto a mente. Il lavoro è vero che assorbe la maggior parte della vostra vita, che probabilmente è una cosa che vi piace fare, siete degli acari, quindi siete degli schifosi perfezionisti in qualunque cosa fate. Ricordatevi però che non è la cosa più importante e soprattutto è l'unica cosa che si ritappa in qualunque modo. Le altre in genere diventano un po' più complesso. Dicevo, i to-do funzionano nello stesso modo in cui funziona la mail. Ok, quindi scrivete, suggerite, agite, revisionate. Come funzionano i to-do? Innanzitutto avete bisogno di un single point of jotting, quindi un single point in cui mettete i to-do. Perché se iniziate a scriverlo una volta sul taccuino che dimenticate a casa, una volta sul cellulare ma non l'avete sincato con la posta, una volta l'avete sul Mac ma il Mac è a casa, avevo detto che dovevo fare questa, non ve la cavate più. Buttate tutto in un unico posto. Usate qualcosa che potete avere sempre con voi, anche in bagno, tipicamente il cellulare. Tipicamente il cellulare. Detto questo, usate dei context, cioè come dividete le liste delle cose da fare. Non fate delle liste divise in modalità cinofallica, cioè o a fallo di bracco, come volete, che uscito dal sistema di crittografia significa alla cazzo di cane. Fate le cose con dove le utilizzate. Avrete un context che è al lavoro, un context che è a casa, un context che è a casa dei vostri genitori, a casa della fidanzata, perché c'è sempre quella cosa da fare. Se posso, poi ne parliamo, ci sono dei context importanti che io vi suggerisco che con me funzionano bene, che sono quelli che dicono anche in Getting Things Done. Comunque, ogni to-do deve essere scritto. Dividete una inbox dove scrivete tutte le cose e un context. Il vostro obiettivo della vita è svuotare la lista delle cose da fare. È un videogioco. Fate level up ogni volta che finite una lista. Ok? Fatelo davvero il level up, cioè... Fate così, se riuscite a svuotare un context, fatevi un regalo. C'è sempre quel gadget di merda che continuiamo a volerci comprare, che non serve assolutamente a una fava di niente, ma che non possiamo non avere. No, non serve a una cippa, però non possiamo non averlo. Allora, cosa fate? Semplicemente fate come me. In cima alla lista del context di riferimento c'è il premio. Tanto più il context è incazzoso, tanto più il premio è grosso. Ok? Funziona. Io ho finito il context ufficio e mi sono comprato il cellulare Android. Funziona. Oltretutto non mi sento per un cazzo in colpa. Ma proprio per niente. Perché tutte le mie vanity buy sono legate a dei context. Quindi mi sto facendo un premio perché sono stato bravo. Non sono l'acaros folle, stupido e spendaccione che butta soldi in una cosa che non userà mai. Perché non è vero che non lo userò mai. È il mio reward, è la cosa più importante dell'universo. Ora, revisionate la lista ogni mattina e in un giorno del weekend. Perché? Ogni mattina ne avete bisogno, prima di qualunque altra cosa, perché dovete svuotare la inbox, cioè tutto quello che è in inbox nelle ultime 24 ore deve finire in un context, per forza. Nel weekend, perché? Perché avete il planning e la visione un po' più tranquilla per vedere cosa dovrete fare la prossima settimana e non siete oberati di tutte le cose da fare, quindi ogni mattina si rileggono, ogni weekend si fa la review di tutti, anche quei context che sapete che non userete. Questo perché? Perché la cosa più normale è mettere un qualcosa in un context e dimenticarsi di quel qualcosa o ritrovarlo dopo 6 mesi. È un buon modo per dimenticarsi delle cose, non è quello che vogliamo fare. Ora, agire è importante, fare è la cosa più importante. Siete degli informatici come me. Perderete il 90% nel riclassificare la lista e il 10% nel fare le cose della lista. Non fatelo! Agire è più importante. Vedo gente che ride e ci si ritrova. Perfetto. Non sono l'unico, c'è vita intelligente su questa terra. Dicevo, fatelo. I task vanno eseguiti. Il gioco non è segnare i task nel context corretto. Non state giocando a Puzzle Bubble.
Il gioco è togliere i task. State giocando a Doom, ok? È importante ricordarselo. Allora, se un task richiede meno di 5 minuti, non deve finire nelle vostre liste. Lo fate, ve lo levate dalle palle, chiudete e via un task. Se invece è nella inbox, prendete la inbox dall'inizio alla fine e provate. Innanzitutto provate a vedere se riuscite a delegare. Che è fichissimo. Che non significa scaricabarile, attenzione, eh. Io ho un po' di ragazzi che lavorano per me. Per il primo anno e mezzo della startup, la cosa difficile è stato dare a qualcuno qualcosa da fare. Perché ovviamente ciascuno di noi dice: io lo faccio meglio, io lo faccio più velocemente. Se devo stare lì a spiegarti cosa devo fare, ci metto di meno. Alzi la mano chi non l'ha mai fatto. Chi non l'ha mai fatto? Perfetto. Ho deciso di fare le domande all'inverso, così sprecate meno calorie, tanto non alza la mano nessuno. Quindi, a volte è comodo delegare. Se qualcun altro lo può fare ed è nella sua mansione e voi lo volete fare solo ed esclusivamente per piacere personale, no, ricordatevi che alla fine della vostra context list c'è il premio che vi attende. Se lo fate voi, siete un gradino più lontano dal premio. Quindi, delegate. Imparare a fidarsi è la tua via verso il premio. Non c'è premio che vi possa non vincere. Se no, eseguite, finite, cancellate. Con una soddisfazione che è quasi una goduria fisica. Se è qualcosa di fisico, se è una lettera, se è una bolla da archiviare, se è un qualcosa da rispondere, se è un pezzo di hardware che vi è arrivato da montare, archiviatelo dove vi serve o buttatelo. Se non avete un posto dove archiviarlo insieme ad altre di quelle cose, probabilmente significa che non lo avete mai usato e non lo userete mai. Quindi o lo archiviate o lo buttate. Non c'è il lo appoggio qui perché mi può servire. Finito il task, riniziate, riprendete la lista e riniziate da sopra. Perché la batteria non... È staccato. È possibile. Dici? Non a legge di Murphy, funziona meglio con la corrente. O meglio, funziona meglio attaccato alla spina. Perfetto. Dicevamo, andiamo un po' veloci perché sto andando troppo lento. Ci sono dei context importanti mentre segnate le liste. Ne ho dimenticato uno. Allora, il più importante è someday. Quante volte avete finito la settimana? Incasinati come delle talpe. Pieni di roba da fare. Senza tirare respiro vi trovate a casa dicendo: bene, non ho un cazzo da fare questo weekend. Ed è una rabbia! Perché hai mille cose che hai detto, ma ci sarà qualcosa che devo fare? No! Sto ad amebarmi davanti alla televisione. Tipo, per gli informatici una cosa fichissima è: non usate il computer nel weekend. Questa è una figata. Come si fa? C'è solo programma. Ci sarà quella volta in cui avete visto il museo dicendo: che figata sta roba, o il paesino dove siete passati perché sto cazzo di Tom Tom vuole farvi fare le strade sterrate. Cioè, tipico. Alla prossima girate a sinistra, o metto un paio di ali o lo eviterei. Ecco, sarete arrivati in dei posti fighi dove avete detto: cazzo, qua ci devo tornare. Avrete visto quel ristorante in giro che avete detto: ma che bello sto ristorante, ci potrei tornare. Ci sarà quel film di cui avete visto il trailer su YouTube andando a cazzeggiare che avete detto: mo me lo vado a vedere al cinema, quel cinema, al cinema P2P. Ecco, ogni volta che trovate quella o quel libro che volete comprare o quella cosa che avete visto in giro e avete detto: cazzo, figata, se ne avessi uno potrei fare qualcosa di segnatevelo in someday, una lista che si chiama someday, prima o poi lo faccio, riempitela, sarete sorpresi nel vedere quanto nei weekend o quando decidete di andare in quella parte piuttosto che dite tra due weekend vado via, quante ne avrete. Ho una lista someday che ha qualcosa come 200 item, uno più bello dell'altro, cioè dal parco avventura in cui volevo andare, che fino a, non lo so, delle mostre in giro per l'Italia, una selva di ristoranti che ho visto ma che poi non sono andato, cose di questo tipo. È bellissimo, perché vi trovate nella condizione di dire: cazzo, ho un sacco di cose da fare nel tempo libero, ed è molto bello.
Anche solo quella libreria da vedere piuttosto che quello screencast da andare a vedere perché è figo o perché non ne so niente di Node.js piuttosto che di qualunque altra cosa. Ne ho lì un tot. Un'altra cosa importante, usate una lista waiting for, cioè se aspettate qualcosa che deve arrivare entro un tot, o se prestate qualcosa, o se prestate dei soldi, o se semplicemente dovete ricordarvi che avete mandato la mail a qualcuno che è un notorio procrastinatore e dovete avere una risposta e un feedback, ancora una volta levatevelo dalla testa, scrivetelo in wait for e precedete il tutto con una data, in genere è più comodo. Data, sto aspettando un qualcosa da qualcuno. Data, devo ricordarmi che ho dato questo libro a qualcuno. Data, ho prestato il VHSD. Data, mi aveva detto Marco che mi doveva dare qualcosa. Waiting for è comodo. Usate una lista ideas, in genere è l'ultima lista perché riuscite a riempire pagine. Vi viene in mente qualcosa di intelligente, non ve lo ricorderete. Primo. Secondo, ve lo ricorderete sbagliato e non completo rispetto a quello che avevate pensato. Terzo, ve lo dimenticherete esattamente nel momento in cui sarete certi che prima o poi nella vostra, che prima di quel momento nella vostra vita ne avevate già pensato e avevate trovato la soluzione. Quindi scrivete, giottate due cose e via. Ce n'è un'altra che qua mi sono dimenticato, che David Allen in Getting Things Done chiama errands, che è molto comoda, è mentre sono in giro, tipo devo ricordarmi di comprare, che cavolo ne so, la tendina del bagno, la tendina della doccia, lo metto in errand, la prima volta che sono in giro e sono a zonzo, riguardo la mia lista errand e scopro che dovevo andare lì, mi ricordo che ne so, passo 9 volte al giorno davanti all'IKEA e non mi sono mai fermato, cose di questo tipo. È importante anche la review settimanale, nella review settimanale rivedete anche queste e troverete che è facile pianificare 1000 cose. Un'altra cosa importante, non esistono grandi task, cose enormi. Esistono solo insiemi di piccoli task, quindi quando avete un task enorme, devo installare il nuovo data center, in genere viene subito dopo nella vostra testa e seguito da 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 da, ecco, no, sono tantissimi piccoli task, il grande task è quasi impossibile da fare, o sembra tale, i piccoli task no, quindi quando avete un task troppo grosso da scrivere, che sapete che non farete mai, splittatelo in 10 task più piccoli. Barate, saltate i task, ma ricordatevi, non fate mai dei task più nuovi di quelli, più recenti di quelli che avevate prima. Quindi, se avete 10 task che avevate già messo, potete saltare tra uno e l'altro di quelli, però dovete fare quei 10 prima di fare i 10 sotto. Funziona, ci sono momenti in cui avete più voglia di fare alcune cose e altri in cui non ne avete voglia. Ora, stop getting things done, health. Quanti di voi sono stati o sono in sovrappeso? Ok, perfetto. Quanti di voi mangiano pizze e o panacei e o pasta 7 giorni alla settimana? Yeah. Il 99% delle calorie che voi assumete vengono dai carboidrati. Se voi eliminate i carboidrati, perdete la maggior parte del vostro intake di calorie. Attenzione, perché l'alcol rientra negli zuccheri complessi, soprattutto la birra è un carboidrato liquido. No pane, pasta, birra, zuccheri, frutta, zucchero. Se volete perdere peso velocemente o se volete controllarlo, se potete scegliere tra due diversi pranzi, uno che abbia carne, legumi, verdura, verde e un altro che abbia pane, panacea e pasta, scegliete semplicemente il primo dei due. Non è difficile. In questo momento io sono al quarto chilo e qualcosa perso in 2 settimane. Ho un carissimo amico che sta facendo la stessa cosa, ha perso 45 kg in 70 giorni, mangiando come un maiale, semplicemente smettendo di mangiare alcuni alimenti che, soprattutto se fate una vita sedentaria, e credo che tutti noi qua facciamo una vita sedentaria, tranne forse un paio di quelli che vanno su a mettere le antenne, Pietravalle, dove sei? Esatto, infatti è così. E Asci che probabilmente tromba come un riccio, non so cosa dirvi. 99% della vostra vita è sedentaria, quindi eliminate i carboidrati e avete eliminato buona parte di quello che vi dà fastidio.
Soprattutto, non bevete calorie. No alcol? Ma no, ma ci sta. Ma non alcol se volete dimagrire, non zucchero, non Coca-Cola, non bevande dolci. Non importa quanto sia Coca Light. La Coca Light aumenta lo stesso la percezione che voi avete del dolce, quindi il vostro organismo secerne insulina lo stesso. Semplicemente perché per voi è dolce, il vostro cervello lo sente come dolce e scarica insulina. Ricordatevi di bere acqua. Non serve solo per la doccia. Un individuo normale dovrebbe assumere circa 3 litri d'acqua al giorno. Se ci pensate, ne assumete a dir tanto la metà di questa. Serve anche per scaricare i reni. Altra cosa importante, Buddha diceva che siamo quello che pensiamo. È meno stupido di quello che sembra, anche perché sennò metà di noi dovrebbe essere porn. E cosa significa? Significa che molte volte basta una motivazione. Ad esempio, tante persone dicono l'esercizio fisico. C'è un bellissimo libro che poi vi consiglio alla fine del talk, ce ne sono un tot, che si chiama The 4-Hour Body, di Timothy Ferris. Fa vedere come... avete presente la regola dell'80-20? 80% dello sforzo per il 20% del risultato, 20% del risultato per l'80%... 20% dello sforzo per l'80% del risultato? Ok, lui dice che esiste un altro livello che è il 2% dello sforzo basta per il 60% del risultato. E funziona. Funziona comprovato da centinaia di persone. Se volete fare poco esercizio, il vostro amico si chiama kettlebell. È questa cosa qua strana. Ci sono un po' di movimenti da fare. Sarebbe troppo lungo farlo tutto qui adesso. Quindi semplicemente vi rimando poi nella fine. Vedete, cercate kettlebell e trovate un esercizio stupido che significa prendere questa kettlebell e alzarla. E quell'esercizio solo basta per far sì che voi facciate l'80% dell'attività fisica che dovete fare. Piccolo dettaglio tecnico. Meno di mezz'ora alla settimana di esercizio. Meno di mezz'ora alla settimana. La grande verità. Dormire serve. Dormire è il modo con cui il vostro corpo fa alt, control, cancel e pulisce la memoria. Stasera Sleepy Knackers? Fico. Dov'è Fabio? Attenzione. Normalmente per un essere umano classico, a meno che voi andiate avanti a sonno polifasico, che è molto comodo, l'ho fatto per anni, ma è poco socialmente accettato, significa dividere il vostro tempo in più pisolini durante il giorno, ma non potete sgarrare più di tanto. Normalmente è 3 ore di veglia, 1 ora di sonno, 3 ore di veglia, 1 ora di sonno, 3 ore di veglia, 1 ora di sonno. Ho fatto? Ho fatto Levyman. Sì, poi Leonard e un paio di altri, però l'ho fatto per 3 anni della mia vita. Quando facevo consulente, però non potete andare da un cliente, non potete muovervi, va bene per gli artisti, va bene per chi lavora da casa, va poco bene per tutti gli altri. Se non fate quello, 6 ore sono il minimo sindacale. Ricordatevi, il minimo sindacale significa che sotto a quello non potete scendere, punto. Non che al massimo dormite 6 ore. Le performance mentali, se voi non dormite, degradano secondo una gaussiana. Ok? Tanto più sono alte le vostre performance mentali, tanto più voi siete vicini alla mediana delle 6-8 ore di sonno. Tanto più vi allontanate, tanto più cade la gaussiana. La campana è piuttosto verticale. Quindi non dormite perché è una rottura di cazzo dormire, dormite semplicemente per essere più efficienti il giorno dopo. Non perché avete sonno, ma perché avete bisogno di essere lucidi, che è una cosa un po' diversa. Altra cosa, se siete informatici probabilmente siete affetti da attacchi di panico, o buona parte di voi hanno attacchi di panico e o ansia. Un piccolo trucco per voi imparato a mie spese. Gli attacchi di panico sono scatenati solo ed esclusivamente da iperventilazione. Non sto dicendo che la causa psicologica dietro il vostro attacco di panico è l'iperventilazione, ovviamente. Ce ne saranno migliaia e ne parlerete col vostro terapista, non con me. Ma la causa fisica per cui voi avete un attacco di panico è iperventilazione. Il che significa che nel momento in cui avete l'attacco di panico, e succede piuttosto spesso, a me succedeva piuttosto spesso, lo risolvete nel giro di meno di 300 secondi, fermandovi e iniziando a fare respirazione profonda ventrale,
e non diaframmatica, quindi respirate con la pancia. Mettete una mano sulla pancia, una mano sullo sterno e dovete respirare usando solo la pancia, lo sterno non si deve muovere. Pieno intake, pieno rilascio, fatto lentamente e meno di 2 minuti, normalmente l'attacco di panico è sparito. Ora, si ripresenterà se non parlate col vostro terapeuta o non risolvete le cause a monte, ma per quel momento siete salvi. In questo caso avete usato il cheat code. Se proprio non riuscite a mantenere uno scheduling e se proprio la vostra vita è intasata, meditate. Lo so che sembra una battuta, non lo è. Conosco tantissime persone anche qua che meditano tutti i giorni. Per qualche ragione il fatto di meditare è un qualcosa che sembra esoterico piuttosto che sembra da figlio dei fiori con il nostro om in bocca. Om. Inteso come monosillaba. Non come... Nel tuo caso. Ok. Ora, risolviamola qua una volta per tutte. Meditare non significa fare tanti mantra, significa semplicemente non pensare. E attenzione, l'obiettivo... Conosco gente che ci vive in meditazione. Non pensare cosa significa? Significa non avere 20 minuti in cui siete nel nirvana. Significa in 20 minuti riuscire per un femtosecondo, non di più, ad arrivare a non avere in quel miliardesimo di secondo pensieri che girano nella testa. L'effetto che ottenete è quello di un reset, cioè in quel momento vi fermate, tutto si ferma, ma tutto si ferma e riparte con la memoria pulita. Ok? È un modo per pulire la memoria. Non è difficile, richiede semplicemente, ancora una volta, impegno. È una stronzata meditare, almeno. Esistono tanti tipi di meditazione, la contemplativa, la meditativa, esistono meditazioni di varie scuole, dalle meditazioni statiche alle meditazioni dinamiche, esiste Zazen, esiste la meditazione trascendentale che vi chiede circa 10.000 euro per insegnarvi mantra in questo momento e potrebbe anche valerne la pena se poi l'applicate. Esistono le meditazioni Reiki, esistono meditazioni in quasi tutte, non importa, prima o poi farò un talk sui tipi di meditazione, l'abbiamo fatto con un po' di amici per un po' di anni, ciascuno di noi conosceva tante tecniche di meditazione, abbiamo messo giù un foglio Excel vedendo quali erano le parti comuni a tutte. Questo è il minimo comune denominatore della meditazione. Come si medita? Molto semplice, si sta seduti in zazen o in senza, cioè in ginocchio o in mezzo loto o loto se siete capaci. Perché si usa la posizione del loto? Non perché sia questa cosa incredibilmente sofisticata che porta l'energia avanti e indietro per i chakra, semplicemente perché se vi mettete in loto avete le palme dei piedi più alte rispetto al resto del corpo e potete mantenere quella posizione per ore o decine di ore senza che vi si addormentino le gambe e senza che vadano in cancrena. Questo è l'unico motivo pratico per cui si usa la meditazione a loto, perché se fate 5 ore di meditazione dovete fare in modo che la circolazione continui ad andare avanti, altrimenti vi parte una trombosi. Ok? Siccome nessuno di noi ha bisogno di meditare per 5 ore, ma vi dirò questa cosa assurda, bastano 15 minuti di meditazione per funzionare, non più di quelli. Una volta allenati vi bastano 6-8 minuti, se non siete allenati ve ne vogliono circa 20 per imparare, vi ci vogliono 30 giorni circa, forse più vicini a 60, per abituarvi e per avere quel momento in cui effettivamente clac, qualcosa scatta. Dal momento in cui l'avete è automatico, sempre e comunque, non importa che cosa fate. Come si medita? Ci si siede o in ginocchio o in zazen. Perché in ginocchio o in zazen e non seduti su una poltrona o una sedia? Perché tendete ad addormentarvi. Un meccanismo di safety del vostro cervello. Il vostro cervello non vuole che voi smettiate di pensare. Voglio fare un annuncio. Sì? Ci sarebbero 5-6 persone per spostare del materiale adesso. Se qualcuno è volenteroso. Ok. Grazie. Dicevo.
un meccanismo di protezione. Il vostro cervello non vuole che voi smettiate di pensare, perché finché voi continuate a pensare ha il controllo su quello che sta succedendo. Il cervello non è abituato a non pensare, ne ha paura. Quindi nel momento in cui voi smettete di pensare a qualcosa, normalmente si addormenta e vi fa addormentare. Per evitare quello vi mettete in una posizione scomoda e una posizione di equilibrio precario. Se siete in ginocchio con la schiena dritta e vi addormentate, cadete. Quindi vi svegliate prima di addormentarvi, perché il riflesso del fatto di star per cadere vi ritira in piedi, quindi funziona. Respirazione ventrale, ancora una volta, respirazione ventrale perché scioglie i muscoli. Occhi chiusi, perché sennò vi distraete, non per altro. Ecco, un trucco che si impara è quello di guardare il terzo occhio, cioè guardare in mezzo alla fronte. Perché? Non so se avete mai visto i movimenti oculari nella programmazione neurolinguistica. Sapete che a seconda di quello a cui pensate, di come pensate, secondo di che submodalità, i vostri occhi si muovono involontariamente verso determinate posizioni. Quando immaginate qualcosa, state normalmente guardando in alto a destra. Se cercate di costruire un'immagine mentale, guardate in alto a sinistra e state mentendo. Se siete in basso a sinistra, in basso a destra, state cercando di ricordare. Non lo fate in maniera conscia, lo fate in maniera automatica. C'è un movimento che manda a puttane il vostro cervello perché non sa come interpretarlo, che è questo: incrociare gli occhi, ok? Incrociare gli occhi è un qualcosa che potete fare tutti. Non ci si riesce normalmente perché non è un esercizio a cui vi abituate. Come si fa? Si guarda in questo punto, perché nel momento in cui voi guardate in cima vi si incrociano gli occhi. Se voi scendete avete gli occhi incrociati. Questo significa che nel momento in cui fate quello, come nel momento in cui voi spostate gli occhi iniziate a cancellare le immagini mentali, nello stesso modo, nel momento in cui voi prendete un qualcosa che non è abituato il cervello a fare, il cervello rimane passivo ad ascoltare. La seconda cosa è la punta della lingua sul palato, non per chissà che cosa esoterica, ma perché è un posto dove non siete abituati ad avere un contatto e quindi vi dà molto fastidio. E quindi vi concentrate su quel posto, lasciando perdere quello che succede in giro per il vostro corpo. Vi faccio un esempio: il modo migliore per farsi passare il mal di testa o il mal di dente è darsi una martellata su un dito. Non sto scherzando. La percezione del dolore è univoca. Quindi, se vi fa male il dito, non pensate a cosa vi fa male dall'altra parte. Quando avete del male, tendete a concentrarvi sul posto in cui state pensando. Ci sono delle tecniche molto belle, se poi volete ne parliamo dopo, per togliere il dolore toccando una persona in vari punti casuali, perché semplicemente fa recuperare la dimensione del corpo. In questo caso vi interessa perché focalizza il posto lì. Ultima cosa, recitate un mantra. Ora, il mantra non deve essere Om Shat Se Shonen o mille altri mantra che voi andate a recuperare, basta Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. È qualcosa che deve perdere senso e deve fare in modo che voi vi concentrate su un concetto che dopo un po' perde senso. Potete dire mamma, potete dire Coca-Cola. Conosco qualcuno che dice una bestemmia per meditare. Non la ritengo in stile, mettiamola così, ma è uguale. Qualunque cosa voi diciate, è importante che continuate a dirla nella vostra testa. Perché tutti questi accorgimenti? Per fare in modo che voi riusciate a non pensare. Come fate a non pensare? Nel momento in cui pensate a qualunque cosa, a qualunque oggetto, prendetelo in giro. Cioè, pensate a un qualcosa e guardatelo. Fatevi l'immagine mentale di voi che prendete quella cosa e lo guardate. Un'altra cosa, il cervello non è abituato a essere schedato, self-schedato. Quindi nel momento in cui voi osservate un pensiero, il pensiero si dilegua. Nel momento in cui voi non pensate a qualcosa, ma dite, ah che bello, sto pensando a questa cosa, il pensiero scappa. Provateci, è buffo ma funziona. Il cervello funziona in maniera strana. Dimmi. Sì, posizione zazen. Allora, se tu stai facendo contemplazione di qualcosa come spesso nello zazen, è ovvio che devi tenere aperti gli occhi. Esistono due modi per non pensare a niente. Non pensare a niente e pensare a una sola cosa. Molti di noi meditano tutto il resto tutta la giornata, in genere. Molti di noi maschietti meditano da mattina a sera, ma non è la stessa cosa. Esatto. Quindi quello che diceva lui è che nella meditazione contemplativa io prendo questo martello e lo guardo nella sua martellosità.
Non ridete, manica di stronzi, è esattamente quello che faccio, cioè non è solo un martello, ma vado a vederlo da tutti i punti di vista in cui posso vedere un martello. In questo caso viene tenuto aperti gli occhi anche per capire e capire l'ambiente che ci circonda. Perché si chiude gli occhi? È un cheat code. Quello che funziona meglio con te. Non, sembra una battuta, uno scaricabalerile, così non è. Ciascuno di noi medita in un modo diverso. Io ho provato decine di sistemi di meditazione e non sono mai riuscito con alcuni di quelli. Io non sono mai riuscito a fare meditazione dinamica, mai. Quindi camminate in tondo piuttosto che... Non sono mai riuscito a correre. C'è tanta gente non lo sa, ma medita quando corre. Nel momento in cui si mette a correre, stacca la testa, segue il ritmo dei passi e segue solo quello. È meditazione. In genere ti accorgi che il correre è diventato meditazione quando non puoi fare a meno di correre. Come anche non puoi fare a meno di meditare. Meditare è un processo a cui è difficile sottrarsi una volta in cui avete preso l'abitudine. Piccolo dettaglio tecnico, non meditate prima di andare a letto, perché in genere la meditazione sveglia, non fa dormire. Meditate come prima cosa la mattina appena svegliati, non è un problema. Per meditare in ginocchio senza spaccarvi le ginocchia, una delle cose comode è mettetevi sul materasso del letto, prendete un cuscino e mettetelo tra le gambe, quindi appoggiate dietro mentre vi sedete, quindi fate in modo che i vostri piedi siano appoggiati di piatto sul materasso, appoggiate un cuscino e sedetevi con le gambe lievemente divaricate. Quello è perfetto, mano a mano, se buona parte di voi non ha mai meditato, ha due problemi a mettersi in ginocchio. Il primo è che se si appoggia e si inginocchia fa male le ginocchia, e questo lo risolvete con il cuscino. Il secondo è che tanti di noi, io no, ma tanta gente comunque, ha un problema con il piede. Se prova a tenere il collo del piede dritto e appoggiarlo di dritto, soprattutto se non l'ha mai fatto, ha male al collo del piede dopo un po'. In questo caso mettetevi sul bordo del letto, facendo in modo che le punte dei piedi scendano minimamente dal materasso. In questo modo mano a mano vi portate avanti e mano a mano abituate il piede a tenersi diritto. Entro un paio di mesi riuscite comunque senza cuscino e senza nulla a rimanere tranquillamente in zazen. È un po' più difficile con loto, però cercate how to make lotus, non notes ovviamente, su Google, e vedrete che vi fanno vedere come fare prima un mezzo loto, poi un loto, poi un tre quarti di loto, poi un loto completo. È una questione di abitudine. Io non medito in loto, non ci sono mai riuscito. Spirit, non puoi aspettare. Questa è la parte Les Brown. You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change. Ce n'è una dizione che a me piace di più, molto più semplice, che è attribuita ad Einstein, ed è: la pazzia è ripetere sempre le stesse azioni e aspettarsi un risultato differente. Se volete avere qualcosa di nuovo, cambiate. Se cambiate, otterrete qualcosa di nuovo. Legge biunivoca. Cambiare come? In mille modi. Mano a mano che cresciamo, o che invecchiamo nel mio caso, perdiamo l'abitudine a fare tante cose, a sperimentare, e quello l'hacking aiuta, a imparare, e quello aiuta a leggere e imparare cose nuove comunque, e la memoria, per quello aiuta a fare tutta una serie di esercizi o giocare, comunque a ricordarsi parole. La cosa più importante però è abituarsi al cambiamento. Mano a mano che invecchiamo, la nostra zona di comfort si riduce. Che cos'è una zona di comfort? È quella zona che è molto vicina al pensiero autistico, inteso come malattia, non inteso come gruppo, è il pensiero autistico del dove sto bene. Non cambio ristorante perché lì lo conosco e so che cosa succede. Non cambio strada perché lì effettivamente so come ci si muove, so i miei tempi, non l'allungo. Non provo questa nuova metodologia nel fare qualcosa perché io funziono bene così come sono. No, lo scopo di buona parte della gente è vivere sereno all'interno della comfort zone. Lo scopo normale degli acari è allargare la comfort zone. Come allargate? Cambiando anche in maniera semplice. Vi faccio degli esempi stupidi che hanno funzionato tantissimo con mia mamma. Cambiate strada ogni giorno. Fate questo gioco. Ogni giorno dovete arrivare in ufficio cambiando strada. Non cambiandola totalmente. Basta anche solo prendere una via
capire che ha un senso unico girare e tornare indietro. Basta fare la rotonda due volte invece che uno. Basta uscire l'uscita prima, rigirare e riarrivare di lì. Però il vostro obiettivo è non fare mai la stessa strada fino a che ve lo ricordate. Quindi in questo momento non solo continuate a cambiare, e non solo troverete dei negozi che non siete abituati a vedere, che non sapevate che esistevano, o ristoranti che non sapevate che esistevano, ma in più allenate la memoria per ricordarvi effettivamente quante di tutte quelle strade avete fatto. Andate in un ristorante mai provato, provate un nuovo tipo di cucina, o un nuovo ristorante della stessa cucina. Aprite TripAdvisor, io mi sono trovato da Dio, non l'avevo mai fatto. Quando vado in un posto che conosco, apro TripAdvisor, gli dico cerca un ristorante vicino a dove sono e sortalo per rating. Ho trovato delle cose a Milano impressionanti dietro a casa mia che non sapevo esistessero. Leggete un libro di un nuovo autore, un qualcosa che di cui non avete mai sentito parlare. Bello, non ho mai letto niente di Tolstoi, anche solo dei classici. Non ho mai letto niente di Tolstoi, leggiamo qualcosa di Tolstoi. Non ho mai letto niente di Bach, leggiamo qualcosa di Bach. Ascoltate un album completo non conosciuto. Attenzione, non una singola track, siamo abituati al corri e via, al cambiare alla cazzo, non siamo più capaci di sentire un LP dall'inizio alla fine. Quanti di voi non hanno sentito un LP dall'inizio alla fine, dall'inizio d'anno ad oggi? Ah, o addirittura. No, gli altri sì. Impressionante, sono impressionato. Io non l'avevo fatto. Ascoltate un LP nuovo, di qualunque cosa, anche di un genere musicale diverso. Passate con la classica, se non avete niente, il barocco soprattutto, perché se non siete abituati a sentire musica classica, il barocco probabilmente vi piacerà. Se non vi piace il barocco, Tchaikovsky. Violino d'orchestra di Tchaikovsky è molto orecchiabile. O Sibelius, se vi piacciono le cose tristi. Perché comunque sono orecchiabili. I concerti per violino e orchestra di Mozart, perché sono molto vicini. Non iniziate con il clavicembalo ben temperato di Bach, perché se non siete abituati, però le variazioni Goldberg, cioè sì, sono stupende, ma non se non siete abituati. Fate dei cambi, non importa che cosa, cambiate il colore con cui vi vestite. Andate una volta al lavoro con una camicia, o se andavate in camicia, andate un venerdì in maglietta. Se andavate in jeans, andate con un paio di pantaloni. Se andavate con un paio di pantaloni, mettete un jeans un venerdì. Se vi vestite sempre di nero, comprate una maglietta rosa, comprate una maglietta fucsia, comprate una maglietta gialla, non importa. Se avete sempre scarpe da tennis, comprate un paio di scarpe eleganti e usatelo una volta per andare a un ristorante. Se girate sempre col marsupio, provate a usare una borsa a mano. Se girate con la borsa a mano, usate uno zainetto. Se usate uno zainetto, provate a usare un trolley, non importa. Cambiate qualunque cosa. Non abituatevi alla zona di comfort. Ogni volta che fate una cosa per più di tre volte, notatelo. Le abitudini sono male, perché le abitudini vi fossilizzano, e ogni volta che avete un'abitudine fossilizzata siete schiavi delle abitudini. Va bene, ma per le abitudini che volete voi, l'abitudine all'ordine è un'abitudine che vi siete imposti, e va benissimo, siatene schiavi. L'abitudine a mangiare sano o a non mangiare un determinato cibo, va bene, vi siete abituati, ma l'abitudine a mangiare sempre quel cibo, sempre in quel giorno, è deleteria. Conosco uffici che vanno avanti giorno per giorno, tutte le settimane, dicendo il lunedì si mangia cinese, il martedì si va a mangiare la pizza, il mercoledì lentamente muore chi continua a ripetersi. Un'altra cosa importante, siete qui oggi perché i vostri pensieri vi hanno portato qui, sarete domani dove i vostri pensieri vi porteranno. Fate una cosa, non pensate a un elefante rosa. Avete capito, in questo momento avete visto il primo comandamento della programmazione neurolinguistica. Il vostro cervello, come anche il mio, soprattutto il mio funziona un po' meno, però, non meglio, meno. Il vostro cervello non concepisce la negazione. Se voi non pensate a un elefante rosa, vedete un elefante rosa grosso così che in genere sorride con un ombrellino in mano e sulla corda, e la vostra mente ci mette una grossa X rossa sopra dicendo no cazzo, no, non pensarci all'elefante rosa. È importantissimo. Non devo mangiare cinese. Non devo mangiare porcate. Non devo abbattermi, non devo aver paura, non fa male. Sono tutti pensieri sbagliati
perché non siete in grado di concepire la negazione. Andate avanti a positivo, anche nei task che vi mettete, se sono per self-improvement, non scrivete non mangiare le arachidi, ma proponete una cosa nuova, siate sempre positivi, per forza. Fate tutte le vostre affermazioni in modo positivo, soprattutto quelle vostre, interne. Se sono affermazioni da auto-miglioramento, se vi ripetete posso farcela, se vi ripetete sono magro, invece di sono grasso, per portarvi verso di lì, fatelo negativo, cioè fatelo in positivo, non fatelo mai in negativo. La cosa che ottenete se continuate a dire non sono grasso, non sono grasso, non sono grasso, è che probabilmente la prima volta che vi guardate allo specchio vi dite da soli che vestiti di verde assomigliate alla campana del vetro. Cioè, è ovvio. O che fate prima saltarvi che girarvi intorno. O che vestiti a strisce sembrate delle mongolfiere. O che il vostro sarto, per prendervi le misure, vi mette fuori il conto del pieno del motorino. Potete mentire a voi stessi, però. Potete assolutamente mentire a voi stessi. Cioè, potete a un certo punto dire che non siete più la persona di prima, che siete una persona diversa. Anzi, è la cosa migliore per migliorarvi. Quindi nel momento in cui c'è un atteggiamento di voi che non vi piace, potete essere qualcun altro. Addirittura potete copiare le altre persone. C'è troppo poco tempo per parlare di mirroring qua adesso, però se vi interessa cercate mirroring. Se volete essere in gamba come Bill Gates, copiate i giochi che fa Bill Gates, le sue posizioni, copiate quello che dice, il modo con cui si esprime, il modo in cui si veste. Perché? Perché questo si chiama metamodellazione. Voi diventate quello a cui assomigliate. Funziona anche nella vendita, si chiama mirroring in questo caso anche. Se parlate con un cliente che è così e voi vi mettete anche voi così distrattamente, continuate a parlare, e se il vostro cliente sposta posizione, si mette così, e voi vi mettete anche voi dopo un po' così, senza prenderlo per il culo, facendolo in maniera normale, l'altra persona vi dà fiducia, perché chi è come me è qualcuno che la pensa come me, quindi mi ci devo fidare. Cary Grant soleva dire questo: ho fatto finta di essere qualcuno, cioè ho fatto finta di essere quel qualcuno che volevo essere fino a che non lo sono diventato. O forse lui è diventato me. Ancora una volta, ho fatto finta di essere quella persona per anni fino a che a un certo punto lo sono diventato. E per l'ultima parte di voi, se proprio volete stravolgere il tutto, vi consiglio di leggere un piccolo manuale di buddismo. Il buddismo è bello perché non è una religione, è una filosofia. Quindi Buddha non è Dio, non è neanche uno degli dei, è solo uno smart guy, un quiet skilled hacker che ha capito come funzionavano determinati tipi di meccanismi. E è un po' sconsolante leggere il Buddha, infatti in fondo vi lascio un libro che non è il libro normale di buddismo, ma è di Giulio Cesare Giacobbe e si chiama, credo, Illuminato in 5 settimane, o anche Tu Buddha in 5 settimane. Giacobbe fa schiantare dalle risate ed è un psicoterapeuta in Italia e negli Stati Uniti, è un signore che ha sotto tanti di quegli ammenicoli che può sedersi su quello che il buon Dio gli ha dato, però scrive in maniera molto buffa. E quando vi iniziate a studiare buddismo è una tragedia, perché inizia dicendo che la vita è sofferenza, la vita è dukkha, la vita è sofferenza. Ma il fatto di notarlo non significa il fatto di esserne schiavi. Se la vita è sofferenza, significa solo capire che la vita è sofferenza e muoversi in questa direzione. Per un informatico funziona molto bene. Ho un mucchio di amici informatici che dicono che il buddismo per un informatico funziona. Funziona nella vita di tutti i giorni perché è uno schema mentale preciso da seguire che in genere porta dei benefici. Ora ve lo dettaglio velocemente prima di chiudere. Il buddismo parla di quattro nobili verità. Le quattro nobili verità che il Buddha, cioè Gautama, Buddha che era figlio del grande visir, gran capo, che a un certo punto era cresciuto in un ambiente isolato dove non gli avevano fatto vedere dolore, non gli avevano fatto vedere morte, non gli avevano fatto vedere vecchiaia, tutto era beatitudine, eccetera, a un certo punto scopre, lanciatosi nella città, che esiste la malvagità, che esiste la morte, e scappa, se ne va da lì dicendo io devo trovare una soluzione a questa cosa. Tra l'altro è anche un bel figlio di puttana, perché se ne va lasciando la moglie e i figli, dicendo frega più niente, io me ne vado. Prova mille tipi di sperimentazione finché a un certo punto, durante una meditazione, scopre le quattro nobili verità e l'otteplice nobile del sentiero. Grandi nomi per delle cose molto semplici. Le quattro nobili verità sono che
La vita è sofferenza. Quindi non siamo destinati a soffrire, attenzione. La vita è sofferenza. La vita è principalmente sofferenza, perché la vita è piena di sofferenza. La sofferenza è causata dal desiderio di qualcosa o dalla mancanza di qualcosa. Quando io mi affeziono a una persona e questa se ne va, io provo dolore. Quando io desidero quella cosa e non riesco ad ottenerla, provo dolore. Quando io ho una persona amica che mi tradisce, in cui io mettevo tante aspettative, manca questa fiducia, è un qualcosa che io davo per scontato in quella persona, ma che non c'è, e sparisce. La felicità però è possibile, e la felicità sta nel sapere tutto questo e non attaccarsi alle cose. È buffo saperlo, ma il 100% della vostra tristezza deriva da voi stessi. Il 100% della tristezza che voi avete e della vostra percezione deriva da voi stessi, non dagli altri. Qualcuno mi può dare uno schiaffo, può farmi male, ma il rimanerci male per questa cosa è una cosa che deriva da me. La mia ragazza può prendersi e andarsene, abbandonarmi e mandarmi a quel paese, e io soffro come un cane, ma la sofferenza non è data dal fatto che lei se n'è andata. Non è colpa sua perché se n'è andata. È data dal fatto che io volevo che fosse con me e questo non è più dentro di me. È dato dall'attaccamento che io ripongo nelle cose. Per scappare ci sono gli 8 nobili sentieri. Ancora una volta la pubblicità progresso in mezzo. Questo è un proverbio indù che mi piace moltissimo, che dice non c'è niente di nobile ad essere superiore a qualunque altra persona. La vera nobiltà è essere superiore a quello che eri prima tu. Qual è l'otteplice nobile sentiero? Lo facciamo veloce, che tanto sono le ultime due slide. Poi c'è anche una semplificazione dell'otteplice nobile. Ecco. Retto pensiero, retta intenzione, retta parola, retta azione, retto modo di vivere, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione. Retto pensiero. Il retto pensiero è quello che vi ricorda che la vita è dukkha, che la vita è sofferenza, e che per andarsene dalla sofferenza esiste l'otteplice nobile sentiero, che non dovete affezionarvi alle cose, perché le cose sono decidue, la gente muore, le persone muoiono, le cose si rompono, ma voi rimanete voi stessi. E la prima fase dell'otteplice nobile pensiero è sapere questo, e averlo bene in mente, e ricordarselo. La seconda è la retta intenzione, ed è la vostra intenzione a fare in modo che le cose cambino. Ciascuno dei sentieri va ripetuto non una volta al giorno, non una volta all'ora, non una volta al minuto, forse neanche una al secondo, ma ripetuto sempre e costantemente. L'otteplice sentiero è quello per cui voi vi dovete muovere. La retta intenzione è quella di porre fine alla sofferenza e impegnarsi in questo caso. C'è un bel detto che mi raccontava l'insegnante uno degli insegnanti di motivazione, un bel esempio. Prendeva, scusa, posso rubarti la sedia un secondo? Faceva questo esempio, te la ridò subito. Faceva così, si sedeva, dopodiché diceva: che cosa sto facendo? Tutti ovviamente dicevano: ti stai alzando, ti sei alzato. Dopodiché si sedeva e diceva: che cosa stai facendo? Tutti ovviamente: sei seduto, contempli. No, sto provando ad alzarmi. L'obiettivo non è provare, l'obiettivo è fare. Non esiste una prova, un tentare, un muoversi verso. Esiste solo un'unica cosa: fare. Quindi o mi alzo o sto seduto, non ci provo. Ed è questa la retta e questa è la retta intenzione. L'intenzione è quello di fare, di muoversi, di muovere, di gestire tutte le varie parti di voi stessi, di lanciarvi verso che cosa? Verso l'ottenere la felicità, che è la privazione dal dukkha, la privazione dal dolore. La terza è la retta parola, ed è quella più difficile, è quella su cui anch'io faccio tantissima fatica. Sarà che io sono partito 3 anni fa come una persona molto diversa in questo sentiero, una persona tronfia, piena di me, tantissimo, e una persona che aveva un grandissimo piacere nel prendere a schiaffi morali chi avevo davanti, facendogli vedere quanto poco significasse, quanto era una merda, quanto io ero superiore rispetto a lui. Mi vergogno tanto, però
dicono che il primo modo per cambiare è accorgersi dei propri errori, il secondo è chiedere scusa. Ho chiesto scusa a tantissime persone, soprattutto ai miei più cari amici. La retta parola significa non dire nulla se non serve a fare del bene, o se non serve a migliorare quello che fate, quello che dite, o se non serve a migliorare una condizione. Significa non dire mai cos'è sta merda. È difficile, è la cosa che a me viene più difficile di tutte le altre. Il sentiero che a me viene più impervio è proprio quello della retta parola. Significa non andare da qualcuno e dirgli «Ah, così non mi piace». Significa dirgli «Mi piace, è bello, hai provato a fare anche questa cosa». Ma stando attenti, perché anche dire «Hai provato a fare questa cosa» potrebbe ferirlo, perché potrebbe farlo sentire un incapace. Come l'ho risolto? Alcune volte, se ci riesco, dicendo «Io avrei fatto così, che ne pensi?». Non ferire qualcuno è difficilissimo, è la cosa più difficile che io ho trovato. Avere una parola buona per tutti non è necessario. Tendo a non mentire, chi mi sta vicino lo sa. Tendo a non mentire principalmente perché mi dimentico cosa ho detto e quindi tenderei a fregarmi. Però la retta parola è proprio quello, muoversi verso, dire solo cose che servano a qualcosa. Lo dicevano anche i nostri nonni, in realtà noi andiamo tanto nelle filosofie orientali e poi ci dimentichiamo che a casa nostra le nonne dicevano tranquillamente: se non hai qualcosa di carino da dire puoi anche stare in silenzio. Non so se ve lo hanno mai detto, a me l'hanno detto spesso. È vero. Se non c'è nulla da dire, stare in silenzio. Poi capire perché magari ci siamo sentiti feriti. Molto spesso, quando diciamo che qualcosa è una merda, non lo intendiamo veramente. Semplicemente ci sentiamo, per qualche motivo, feriti o a disagio da quello che abbiamo visto. Magari perché noi non siamo stati in grado di farlo. Magari perché avremmo voluto farlo noi. Magari perché pensiamo che sia una cosa futile e ci siano cose migliori nell'universo. Non importa. Molto spesso è solo badarci che serve. Il retto modo di vivere significa, a parte se voi fate gli assassini, cosa che non credo, significa fare in modo di non generare dolore negli altri con il modo in cui vivo. Perché se io faccio l'assassino da mattina a sera, mi viene difficile seguire il pensiero, non il sentiero. Non tanto perché mi priva di qualcosa, ma perché è ovvio che io ho il fardello morale di sapere che sto facendo del male a qualcuno o a qualcosa. Poi, ci sono le visioni più estremistiche che dicono che non si può fare il macellaio, non si può uccidere animali. I più estremisti dicono che bisogna essere vegani per non... Non c'è bisogno di estremismo, quasi mai. Quasi mai c'è bisogno di estremismo. In genere basta pensarci. Il retto sforzo è il continuare comunque nella via anche quando il qualcosa non ci torna. È la possibilità di continuare, indipendentemente da quello che succede, sulla via che ci siamo imposti. Come anche retta consapevolezza e concentrazione. La retta consapevolezza è complessa, è accorgersi che non siete come pensate voi, io e voi. Vedo persone che mi guardano da tanto tempo, vedo di finire in fretta, quindi mi scuso anzi per aver un po' abusato. Vuol dire che non siamo io e te, significa che siamo io e te e tante altre persone, che siamo in mezzo a Forte Bassera, che è un posto meraviglioso, che intorno a noi probabilmente c'è pieno di vita, che di là c'è qualcuno che sta facendo da mangiare, di là c'è un altro talk, da un'altra parte c'è qualcun altro che sta facendo qualcosa. Significa che qualcuno sta chiacchierando di qualcosa di interessante da un'altra parte, significa che probabilmente là in fondo qualcuno sta preparando la griglia. Significa non chiudersi nella percezione di quello che stiamo facendo e fossilizzarci, ma di essere il più aperti possibile ad ascoltare quello che ritorna intorno, non a esserne traviati, ad esserne consapevoli. E la retta concentrazione è la cosa forse più bella, è il mettere tutto noi stessi in quello che facciamo, non importa quanto umile sia. Stiamo lavando i piatti, va bene, ma anche lavare i piatti è un esercizio di miglioramento, perché anche perché lavare i piatti così come lo state facendo lo potrete fare solo in quel momento e solo in quell'occasione. Non c'è niente di deleterio, non è una perdita di tempo, è tempo che dedicate a qualcosa. Il tempo è perso se voi mentre fate quello pensate ad altro. Tanto non chiuderete qualcos'altro a cui pensare, farete male sia quello a cui pensate sia quello che fate. Quindi se io lavo i piatti, devo essere orgoglioso e felice di lavare i piatti e in quel momento lavare i piatti, fare una cosa alla volta. E qui si chiude il grande cerchio, perché siamo ritornati al fare una cosa alla volta.
che è da dove siamo iniziati, mettere a posto, fare una cosa alla volta, concentrarsi in quello che facciamo, se non serve più lasciarlo andare, che significa buttarlo via o significa archiviarlo, se no metterlo da qualche parte, ma metterlo da qualche parte fin tanto che mi serve, non perché è una passione mia ed è una mia idiosincrasia il fatto di tenere e ammassare, solo fin tanto che serve, perché? Perché non mi devo affezionare né ai task, né a quello che faccio, né al mio ristorante cinese, né al mio mercoledì in palestra. Devo essere libero di avere la mia zona di comfort il più ampia possibile, devo essere libero di avere le mie scelte il più ampie possibile, devo essere libero di fare quello che faccio al meglio, pensando anche ad altro. E in tutto questo devo ricordarmi solo un'unica cosa, che è l'unico comandamento e la cosa che... vabbè, questa era la semplificazione. Ed è l'unica cosa che mi piacerebbe che voi seguiste come augurio e come unico scopo della vita, che è semplice e lineare, ed è sii felice. Tutto qui. Your mileage may vary, vi ho segnato un po' di libri, c'è Zen to Done che è una versione, perdon, c'è Getting Things Done che ha fatto partire tutta questa cosa del lo schema di come agire, perché, con che modi, questo va di qui, va di... è un americano, lo fa con le procedure, è una cosa terribile star dietro a tutte le varie cose. Zen to Done è la semplificazione di questo fatto da un essere umano per un essere umano, dove ti dice ragazzi, provateci, questo è importante, provate a fare il vostro schema, ed è più o meno quello che vi ho fatto vedere io, con le giuste debite differenze. Come diventare un Buddha in 5 settimane? Giulio Cesare Giacobbe fa sganasciare dalle risate, ed è il miglior manuale di buddismo per neofiti che io abbia mai visto. The 4-Hour Body, Timothy Ferris, un libro assolutamente fuori dal comune, dove vi spiega da come stare 3 minuti sott'acqua senza respirare al migliorare la parte fisica. Lui ha fatto veramente la cavia umana, si è iniettato qualunque cosa lecita o non lecita che poteva recuperare per migliorarsi, è passato da dei traumi irrisolubili che erano invalidanti alla schiena e alle ginocchia, perché faceva lo stuntman, ad avere il 100% di forma fisica, con staminali, con beveroni vari ed eventuali. È un americano, è americano, è andiamo, spacchiamo il mondo, ce la faremo, dobbiamo arrivare là perché è nella natura umana migliorarsi. Si è riuscito a togliere questa parte un po' sborona da americano, è una lettura piacevolissima dove ci sono anche tutte le diete che io sto seguendo e che stanno seguendo tante altre persone con risultati migliori dei miei. L'ultimo è un po' più pesante ed importante, Bandler e Grinder, si chiama La struttura della magia ed è un manuale di programmazione neurolinguistica didattico che vi spiega le submodalità, i metamodellamenti e tutto quello che sono mirroring e tecniche di un certo tipo qualora vi interessino particolarmente focused. È un trampolino, vedrete che visti questi e cercate 2 ricerche su Google, trovate qualunque cosa vi possa servire di altro. Non, io vi ho detto più o meno tutto quello che so, nel caso vi venga in mente qualcosa, trovate miglioria a quello che io vado a fare, vogliate che nella prossima versione di questo talk, che prima o poi magari farò, ci siano altre cose, la mia mail, mandatemi una mail, mi fa piacere. Stop. Ok.